Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una berra fa gola di più. Campionato toscano di Medio Fondo, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, ci troviamo sul territorio comunale. Di uh, Montecatini Val di Cecina, più precisamente presso la località La Gabella e uh, ancora uh, più specificatamente negli stand della Festa della Protezione Civile che accoglie la uh, manifestazione amatoriale che si svolge sotto l'egida della Lega Ciclismo uh, Wisp, con. Uh, la partecipazione di un bel gruppo di atleti che eh, assegnerà alla termine di questa uh, prova la maglia di campione toscano per le categorie medio fondo, eccole qua le maglie che saranno assegnate alla termine delle gare, dicevamo una uh, corsa uh, che uh, si trova alla prima edizione con uh, già un impegno importante quello di organizzare un uh, campionato italiano medio fondo che eh, quindi ha richiamato atleti da tutta la Toscana e non solo, ci sono anche alcuni atleti extra regionali, ovviamente le maglie saranno assegnate a, a coloro che eh, vengono dalla regione Toscana. Un percorso che prevede un circuito da ripetere a seconda delle categorie 4 o 5 volte. Le prime categorie che andremo a seguire sono le categorie sperimentali G1 e G2. Che affronteranno 5 tornate del circuito e poi sarà la volta dei G3, G4, G5 e donne che invece affronteranno 4 giri del tracciato prima della partenza. Con gli atleti della CA Montemurlo, assieme al presidente Mauronesi, schierati in testa al gruppo nel ricordo di Luca Castagnoli, l'atleta prematuramente scomparso qualche giorno fa mentre si stava allenando in Versiglia a causa di un malore. Lo vogliamo ricordare con l'applauso dei suoi compagni di squadra, lo vogliamo ricordare con ancora una volta la sua grande voglia di pedalare lui che aveva corso nelle categorie minori nelle categorie giovanili prima di approdare al mondo amatoriale a testimonianza di come la passione per il ciclismo di Luca Castagnoli venisse proprio dal cuore di questo ragazzo che personalmente ho avuto l'occasione di conoscere quando militava nelle categorie giovanili con la maglia del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior poi un passaggio da amatore alla Lenzi Bike negli ultimi anni con la formazione di mauronesi della CIA Montemurlo una formazione eh, che conosciamo per il suo impegno non solo nel ciclismo ma anche nel campo della solidarietà e l'impegno a fianco della Culture Children uno shock per tutti eh, coloro che sono all'interno di questo sodalizio di eh, Montemurlo una famiglia a cui è venuto a mancare un caro uh, membro quello uh, che era Luca Castagnoli era veramente un membro di questa grande famiglia guidata da mauronesi che ogni anno porta tanti atleti di tutte le età a correre in tutta la toscana e non solo siamo nella gara e torniamo quindi dopo questo ricordo dovuto doveroso di luca castagnoli torniamo in corsa categorie g1 e g2 abbiamo concluso il primo dei 5 giri in programma, un tracciato che si divide sostanzialmente in due parti ben distinte. La zona che va dal contagiri fino a Ponte Ginori, transitando da Casino di Terra, una zona sostanzialmente pianeggiante, quella a cui si riferiscono le immagini, e poi un tratto, quello che collega Ponte Ginori alla Contagiri in cui invece ci sono numerosi strappi, continui sali-scendi e quello è sicuramente il tratto più impegnativo del percorso. Il gruppo, come vedete, viaggia sostanzialmente compatto. Non ci sono state uh, per il momento fughe uh, da segnalare. Qualche atleta l'avete visto proprio qualche istante fa ha tentato di allungare nei confronti del Plotone però con scarsi risultati infatti il gruppo è praticamente rimasto compatto Plotone che conta ancora un buon numero di partecipanti siamo adesso nel corso del secondo giro abbiamo una coppia al comando la coppia è formata dalla dorsale di gara numero 113 vale a dire Vincenzo Rigirozzo del gruppo sportivo Ontario, con lui abbiamo il dorsale numero 119, vale a dire Andrea Grandi, che invece milita nella X-Bionic Team. Questi due atleti hanno un vantaggio che adesso è salito a 40 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori. Quindi diventa un'azione davvero molto importante, quella dei due uomini alla comando. Intanto. Le splendide colline che eh, accolgono questa manifestazione. Il più immediato inseguitore, eccolo inquadrato adesso: è il dorsale di gara numero 25, va vale a dire Lorenzo Signorini, della BBM Baldo Stefan, lui che sta provando tutto solo a riportarsi sulla coppia al comando, per lui, un ritardo, diciamo di 40 secondi più indietro. Sono segnalati altri partecipanti con un ritardo di circa un minuto primo dalla coppia al comando. Il gruppo è segnalato ad un primo e 15 quindi diventa sempre più importante l'azione che abbiamo visto in precedenza. L'azione eh, che ha nel um, composta da uh, Rigirozzo e uh, dal dorsale numero 119 Grandi adesso arriva una coppia. Con un minuto di ritardo è la coppia formata dalla dorsale 120 Yuri Pizzi, assieme a lui con il dorsale numero 111 Fabiano Cerchiari. Questi atleti hanno un primo di ritardo dalla testa della corsa, poco più indietro dovrebbe essere segnalato il gruppo. Andremo a controllare comunque con le nostre telecamere la posizione del grosso del gruppo, che è poco distante dagli uomini che vediamo adesso inquadrati andatura molto sostenuta ecco il gruppo pilotato dalle maglie della CA Montemurlo andatura molto sostenuta comunque in testa al gruppo lo vedete bene da queste immagini andatura velocissima in questo frangente proprio gli atleti della CA Montemurlo a fare il ritmo e quindi un'andatura molto molto Alta in questa fase, gruppo che si allunga in fila indiana e che prova a dare la caccia agli uomini al comando. L'andatura è davvero molto sostenuta. Adesso il plotone in lunghissima fila indiana, noi lo lasciamo sfilare ancora una volta, e poi andremo a vivere le battute finali di questa prova riservata alla categoria G1 e G2, che assegnerà la maglia di campione toscano. Medio fondo, sfilano i partecipanti, sfilano gli atleti del gruppo di fronte alla nostra telecamera, attenzione perché si è formato un terzetto alla comando. Infatti, a coloro che guidavano in precedenza la corsa, vale a dire Vincenzo Rigirozzo del Gruppo Sportivo Ontario e uh, Andrea Grandi della X Bionic Team si è aggiunto il dorsale di gara numero 26, vale a dire Daniele Balestri della Cicli Puccinelli. Questi sono i tre uomini, alla comando, che stanno facendo una bella numero in questo frangente: stanno spingendo molto forte. L'andatura è davvero molto sostenuta in questo tratto. E questo è il. Tratto del circuito in cui ci sono quei saliscendi di cui vi parlavo, abbiamo visto fino a questo punto uh, la strada pianeggiante che attraverso il casino di terra portava a Ponte Ginori, adesso invece la strada qui sale e prova subito a fare la differenza. Daniele Balestri della Cicli Puccinelli, appena raggiunto i due uomini al comando, prova ad andarsene tutto solo. Per lui, un tentativo che vediamo. Uh, gli frutta qualche metro di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori che, però, non sembrano voler perdere terreno. Poi arriva il gruppo segnalato a 50 secondi, gruppo che quindi ha recuperato qualcosa nei confronti del. Terzetto alla comando, certo che manca davvero poco alla conclusione, quindi eh, direi che a questo punto diventa sempre molto più difficile per uh, i corridori del gruppo andare a ricucire nei confronti degli uomini alla comando. Quindi eh, sarà davvero difficile per uh, i concorrenti del gruppo andare a chiudere. Siamo praticamente alla termine del quarto giro, hanno da affrontare ancora una tornata prima del traguardo, ma davanti il terzetto. Che abbiamo visto in precedenza, essendo avere tutte le carte in regola per giocarsi il successo, per giocarsi la vittoria in questo campionato toscano di medio fondo alla gabella, nella, inserito nei festeggiamenti della festa della protezione civile. Lasciamo sfilare il folto gruppo alla caccia del terzetto alla comando dicevamo organizzazione che si svolge sotto l'egida della Lega Ciclismo Wisp che assegnerà questi campionati eh, toscani eh, di medio fondo noi ci prepariamo ad assistere alla conclusione vediamo se il terzetto alla comando sarà ancora tutto assieme che eh, quindi verosimilmente andrà a giocarsi il successo il eh, pubblico è pronto ad applaudire il nuovo campione Toscano di medio fondo, eccoci sul rettilineo finale. È riuscito a staccare i compagni di avventura Daniele eh, Balestri della Cicli Puccinelli, che quindi si presenta. Solitario sul rettilineo di arrivo eccolo Daniele Balestri che ha fatto un bel rientro sulla coppia alla comando e poi è riuscito in solitaria a sbarazzarsi dei due compagni di avventura per lui il successo nella categoria G1 mentre per quanto riguarda il secondo posto assoluto è una sfida tra Vincenzo Rigirozzo e Andrea Grandi che vale anche il successo nella categoria G2 è Rigirozzo che ne approfitta e che va a cogliere la vittoria. Per quanto riguarda la categoria G2, ricordiamo quindi l'epilogo con Daniele Balestri che vince nella categoria G1 davanti a Mattia Cappella e Giovanni Signorini, mentre nella categoria G2 abbiamo visto il successo di Vincenzo Rigirozzo davanti ad Andrea Grandi, terza posizione per Yuri Pizzi. Questo l'epilogo delle prime due prove che si sono svolte, quelle della G1 e della G2. In realtà si sono svolte in contemporanea. Alle prove quest'oggi adesso arriva anche il gruppo. Comunque, abbiamo ricordato la vittoria di Balestri nella G1 e di Rigirozzo nella G2, per quanto riguarda questo campionato toscano di medio fondo, in località Lagabella, sul territorio di Montecatini, val di Cecina. When On a brand day.